10x10. Il nostro è un viaggio per tracciare i tratti salienti delle biografie di alcune grandi fotografe. Lo studio è Mozzafiato, l'agorà del Mudeg di Milano. 10x10, 10 ritratti per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. Eve Cohen, che sarebbe poi passata alla storia con il nome di Eve Arnold, nasce nel 1912 a Filadelfia. È figlia di una famiglia immigrata russa con ristrettissime capacità economiche, ma nonostante questo, con i risparmi di una vita, riescono a mandarla all'università a studiare medicina. Lei però non vuole pesare sulle spalle della famiglia per così tanto tempo e quindi lascia la facoltà dopo un paio d'anni. Si trasferisce a New York perché trova lavoro alla Standard Brands, una grossa azienda che si occupa di sviluppo di rullini fotografici. Grazie a quel lavoro riesce a girare tutta l'America perché l'azienda ha tante sedi e lei si occupa proprio dell'assistenza dei nuovi dipartimenti. Naturalmente vede fotografie tutto il giorno, vive nella fotografia e quindi si appassiona. Sarà il suo fidanzato di allora a regalarle la sua prima macchina fotografica con la quale lei sperimenta a più non posso, continuando a lavorare per il laboratorio di sviluppo fotografico. Però si iscrive a un corso, vuole imparare la tecnica. È un corso di 6 settimane di un museo di New York. Uno degli insegnanti è Alexei Brodovich, l'art director del più importante giornale di moda del momento, Harper's Bazaar. Brodovich avrà su di lei una grandissima influenza. Lei nel frattempo conosce suo marito, Arnold, dal quale prenderà il cognome e decide che la fotografia sarà la sua strada. Sarà proprio il direttore di Harper's Bazaar, Alexis Brodovich, il primo a credere nella fotografa Eve Arnold e crederà in lei dopo aver visto un suo reportage realizzato ad Harlem. I lettori di Brodovich erano prevalentemente bianchi e volevano vedere solamente bianchi, mentre invece a Eve Arnold interessa far vedere il fermento culturale e politico della comunità afroamericana. Brodovich ci sta, la pubblica e insieme daranno molto scandalo. Lei seguirà addirittura Malcolm X fin dalla sua ascesa e per alcuni anni. Da lì comincia a girare il mondo, va a Cuba, ad Haiti, va in Russia, ma anche nell'entroterra degli Stati Uniti. I suoi reportage sono potentissimi. In quegli anni realizzerà anche una serie che è forse una delle sue più famose. Decide di andare negli ospedali di New York e di fotografare i primi 5 minuti di vita dei bambini. Lei aveva appena perso un figlio e quindi quello è un reportage molto personale, ma allo stesso tempo riesce a restituire un ruolo della donna eroico, quasi monumentale. C'è tutta la sua sofferenza in quelle fotografie, ma anche una potenza e una sensibilità che non hanno pari. Del talento di Eve Arnold si accorge addirittura Henri Cartier-Bresson, che in quel momento aveva appena fondato la Magnum Photo insieme a Robert Capa. La chiama a lavorare per l'agenzia e Eve Arnold sarà la prima collaboratrice donna della Magnum. Direi che la caratteristica più interessante e più importante del suo lavoro è che ha messo sempre al centro dell'attenzione la condizione femminile in tutti i contesti in cui lei ha lavorato. Infatti il primo lavoro che l'ha resa famosa l'ha fatto fotografando una sfilata di donne di colore ad Harlem alla fine degli anni 40, un punto di vista di rottura nei confronti della società e di quello che era il mondo in quel momento. E poi la condizione delle donne in Medio Oriente con il famoso lavoro Dietro il velo alla fine degli anni 60 fotografa la condizione femminile di tutte le donne in Medio Oriente dietro il velo. Grazie Eve e grazie per aver vissuto 100 anni. A un certo punto, per un caso, le si offre una nuova occasione. Un altro grande fotografo, Ernst Haas, all'ultimo momento non può andare a realizzare un servizio fotografico a Marlene Dietrich e quindi Eve Arnold lo sostituisce, fa delle fotografie incredibili. A lei non interessa tanto esaltare le personalità, come fanno tutti quanti, ma le interessa conoscere le persone.
e vedendo le sue fotografie a Marilyn Monroe ci sembra quasi di poter diventare anche noi amici della più grande star della storia, perché la vediamo esattamente come siamo noi nella quotidianità. Marilyn Monroe in quelle fotografie è debole e insicura, ma allo stesso tempo è meravigliosa. Eve Arnold entra davvero in sintonia con i suoi soggetti. Si accorgono di questo tutte le case cinematografiche, ma soprattutto tutti i grandi attori e le grandi attrici. In quel periodo chiunque vuole essere fotografato da Eve Arnold. Naturalmente a lei il mondo del cinema però non basta, continuerà a viaggiare tantissimo e a fare fotografie sulle condizioni delle donne in Medio Oriente o su quelle dei lavoratori in Cina. Eve Arnold ci lascia alla soglia dei 100 anni dopo aver pubblicato un grande libro sull'amica di sempre Marilyn Monroe. Ci lascia anche una grandissima lezione di fotografia. Non c'è nessuna differenza tra fotografare i divi di Hollywood o fare reportage nelle zone più povere e più martoriate del mondo. Tutto quanto è testimonianza, tutto quanto è fotografia, proprio perché la fotografia per Eve Arnold è la memoria storica dell'umanità.